Sara Ricò, abbiamo preparato l'accoglienza degna di un davvero di un rientro così importante con la banda Nostra Signora della Guardia di Ponte Decimo. Eccolo, eccolo che si è sentito fischiare. Attenzione, voglio andare indietro perché qui è pericoloso, eh. Attenzione, attenzione. Eccolo, è proprio gremito ed è qui dove è pronta la postazione per un piccolo saluto. Il paese di Orero è posto sul valico appenninico più basso d'Italia e riserverà tante tante sorprese a... Oggi è un giorno di festa dopo anni di assenza di un servizio pubblico come quello rappresentato dalla ferrovia Genova Casella. Dopo anni di silenzio, di rinvii e speranze deluse, possiamo risentire il frastuono e lo sferragliare del nostro trenino lungo l'itinerario di questi monti a vallate che sono di straordinaria bellezza. All'inizio del secolo scorso, quando fu costruita questa infrastruttura di collegamento tra la costa e l'entroterra, l'opera fu salutata con grande entusiasmo, perché finalmente le merci e le persone di queste valli avevano un'alternativa ai carri, alle carrozze, ai primi mezzi motorizzati. Il trenino suppliva la mancanza di una rete stradale soddisfacente. Il trenino per noi, Presidente, ha avuto una duplice valenza, sia di collegamento più rapido verso la città di Genova, sia economica, contribuendo ad affrancare la popolazione locale dedita alla dura fatica di coltivare una terra ingrata, difficile. Da questa stazione, per molto tempo, negli anni precedenti allo spopolamento del territorio, causato dall'assorbimento di manodopera da parte delle grandi industrie genovesi, oggi ai noi scomparse, partivano carri merci pieni di frutta, ciliegie, pesche, prugne e ogni altro bene che la terra produceva diretti ai mercati genovesi. Qui da noi, Presidente, a poca distanza, poi le faremo vedere, durante i lavori di sbancamento per la realizzazione della ferrovia nel 1923 vennero rinvenute una enorme quantità di monete d'argento, conosciuta come il tesoro di Nucci. Ebbene, Presidente Totti, vogliamo augurarci, dopo anni di declino, che possiamo riscoprire un nuovo tesoro, questa volta costituito dalle eccellenze culturali, paesaggistiche ed ambientali delle nostre vallate, che meritano di essere promosse e valorizzate, per far sì che oltre a beneficiarne il tessuto economico dei nostri comuni, si mettano in campo iniziative e azioni capaci di sostenere la gestione di questa importante infrastruttura ferroviaria, che ha certamente una fortissima valenza turistica. La sua presenza, Presidente Toti, un importante segno di attenzione verso le nostre vallate e siamo convinti che attraverso un sinergico e corale sforzo di tutti i soggetti pubblici e privati la ferrovia Genova-Casella possa costituire non solo un mezzo di trasporto ma un importante volano per l'economia locale di promozione turistica non solo per l'area genovese ma anche per la città metropolitana. Prima di concludere questo mio breve saluto vorrei doverosamente ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla rinascita del trenino, gli amministratori di oggi e gli amministratori di ieri, e coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa. Non faccio i nomi per non dimenticare nessuno, ma a molti va il nostro più sentito grazie di cuore. Ringraziandovi per l'attenzione, rinnovo a tutti il mio saluto e vi auguro buona festa e buon viaggio. Hai detto bene, noi tutti contiamo che dalla ripartenza di questo trenino possa ripartire l'intera città metropolitana di Genova, l'area dell'entroterra, quella zona che una volta era il cuore delle nostre produzioni di qualità dell'agroalimentare e che deve tornare a esserlo perché l'agroalimentare non è solamente
quello che mangiamo, ma è anche quella suggestione che attira i turisti in un luogo. Il mare della Liguria è bellissimo, ma il mare c'è da tante parti, l'insieme del mare, delle bellezze artistiche, delle capacità e della qualità del nostro entroterra, delle nostre produzioni tipiche, della nostra bellezza paesaggistica, è un bene unico. Oggi in tanti hanno collaborato a questo viaggio e li ho già ringraziati prima di partire. Ringrazio anche tutta la gente che ci ha aspettato qua, perché significa l'entusiasmo, significa che l'impegno di tante persone, i soldi che abbiamo speso in questa iniziativa non sono spesi in vano, sono spesi in qualche cosa che non solo può portare i turisti in questa valle, che non solo certamente è un mezzo di trasporto, ma è anche una suggestione che ci fa guardare con ottimismo al futuro, è qualche cosa che ci traguarda verso degli obiettivi nuovi e che devono essere necessariamente ambiziosi. Io credo che questo treno sia davvero un tesoro, in quanto sapremo sfruttarlo tutti insieme e farlo diventare tale. Se le comunità locali, le comunità, gli amministratori locali, le comunità locali, i produttori locali, tutti coloro che hanno a cuore non solo il loro benessere, il benessere dei loro figli, ma anche il benessere di queste valli e del nostro entroterra, intorno a questo treno sapranno costruire un progetto di sviluppo che possiamo davvero guardare con ottimismo per il futuro.